Buonasera. We have come together this week, and I've come here from Los Angeles to think with you about new perspectives on Paul of Tarsus. Siamo venuti qui questa settimana ed io da Los Angeles per vedere insieme queste nuove prospettive su Paolo da Tarso. And although in the university my job is to try to understand Paul in his historical context, sebbene il mio lavoro nell'università sia quello di comprendere Paolo nel suo contesto, I came to build on those insights into showing us how Paul can help us in our lives in the 21st century. Sono venuto ad edificare su quelle basi fondamentali per aiutarci poi nella nostra vita di tutti I giorni a vedere come quegli insegnamenti di Paolo si applicano nel XXI secolo. And one of the most important words that you can remember from this week is contesto, contesto, contesto. È una delle parole più importanti che potrete sicuramente ricordare dopo questa settimana è contesto, contesto, contesto. It's not that we can't understand God's love without understanding all the context. Non è che non possiamo comprendere l'amore di Dio senza comprenderne il contesto del testo. But we will never understand how revolutionary and wonderful this the gospel was in the first century unless we know the context. Ma non riusciremo mai a comprendere quanto rivoluzionario, incredibile il messaggio del Vangelo fosse riguardo all'amore di Dio se non ne comprendessimo pieno anche il contesto. And that knowledge can really excite our hearts and keep us faithful. E quando raggiungiamo questo tipo di conoscenza davvero riscalda il nostro cuore e ci incoraggia a rimanere fedeli. So I remind you quickly that first of all we learned about how all Jews in the first century were very conscious of God's grace. Quindi voglio ricordarvi, ricapitolando, che abbiamo imparato per prima cosa come I giudei del primo secolo erano davvero consapevoli riguardo al concetto della grazia di Dio. Judaism in the first century, contrary to what many of us have been taught, was not a legalistic religion. Il giudaismo del primo secolo, al contrario di quanti di noi è stato insegnato, non era un sistema religioso legalistico. But they had a lot of debates among themselves about what the proper way was to respond to God's grace. Tant'è vero che avevano diversi dibattiti al loro interno per cercare di capire qual era la giusta risposta alla grazia di Dio. And Jesus himself came to show a better way. E Gesù stesso è venuto per mostrarci un nuovo modo. But it was still responding to God's grace. Ma era sempre comunque una risposta alla grazia di Dio. If we don't change our perspective to a new one about Judaism in the first century, we will always misunderstand part of what Jesus and Paul were doing. Se la nostra prospettiva non diventa nuova riguardo al giudaismo nel primo secolo, riusciremo sempre ad avere difficoltà nel comprendere appieno Paolo nel primo secolo. And it's not e il cristianesimo. It's not just because I'm saying that. E non è solo perché lo dico io. That's simply true. Ma è perché è la verità. Then we studied 1 Corinthians 7 and poi abbiamo studiato 1 Corinzi 7 and learned that our brothers and sisters in Paul's house churches received a new identity in Cristo. E abbiamo imparato che le sorelle, I fratelli in Cristo nella casa domestica ricevettero una nuova identità in Cristo. That is, the phrase in Cristo was not just theology. E questa frase in Cristo non era solo un concetto teologico. Had meaning every hour of every day. Aveva per loro significato ogni ora di ogni giorno. It really was a new way of being a human being. Significava avere un nuovo modo per essere umano. It was absolutely revolutionary. Era un qualcosa di assolutamente rivoluzionario. So when Paul said that there's neither Jew nor Greek, slave nor free, male or female in Christ. Quindi quando Paolo dice che non c'era più né greco né giudeo, né maschio né femmina, né schiavo né libero in Cristo. He wasn't saying that you stopped being a Jew. Non stava dicendo che tutto ad un tratto si smetteva di essere un giudeo. He didn't stop being a Jew. Lui non smise di essere giudeo. He just meant that now he had no special privileges over against other people as a Jew. Significava che d'ora in poi per lui come giudeo non avrebbe più avuto dei trattamenti di riguardo verso magari altre persone solo perché era giudeo. At home he learned that if he went into a Gentile's house it would smell funny. A casa gli era stato insegnato che nel momento in cui sarebbe andato in una casa gentile si sarebbe sentito qualche odore strano. They ate different kinds of food. Perché avrebbero avuto ogni tipo di cibo.
Even the emperor was just another dirty Gentile. Anche l'imperatore veniva considerato un altro sporco gentile. And many slave owners thought about their slaves simply as machines. E altri di loro che erano proprietari di schiavi consideravano i loro schiavi semplicemente delle macchine da schiavitù che dovevano lavorare, insomma. And many husbands thought their wives were only there to be their servant. E molti mariti pensavano e credevano che le loro mogli erano lì per loro solo per servirli. So what Paul is saying to us even today is that anything about us that becomes more important than our new identity in Christ. Quindi quello che Paolo dice che oggi a noi è che qualsiasi cosa che diventi per noi più importante della nostra nuova identità in Cristo simply reveals we don't yet understand what the new identity in Christ is. Rivela semplicemente che forse non abbiamo ancora compreso veramente cosa significa avere una nuova identità in Cristo. So last night we began to deal with the consequences of this new identity on a daily life. Ieri sera quindi poi abbiamo iniziato ad affrontare quelle che sono le conseguenze riguardo a questo nuovo tipo di vita. And because we were asking the right question, e siccome ci stavamo chiedendo le giuste domande, we began to get answers that many people have denied. Abbiamo cominciato anche ad avere le risposte che molti hanno purtroppo rigettato, respinto. Namely that there were certain gifted sisters in the early groups who were leaders. Abbiamo visto negli inizi del cristianesimo che c'erano molte sorelle che erano dotate, avevano doni spirituali speciali all'interno del movimento cristiano. In the first century, as well as much of the world today, patriarchy was regarded as simply the right way. Così come nel primo secolo e a volte anche ancora oggi, semplicemente il patriarcato veniva considerato come il modo adatto per portare avanti la società. Even when the experiences that were people having said that they didn't really believe it. Anche quando le esperienze quotidiane poi di tutta la gente semplicemente dimostrava che in realtà non è che ci credessero più di tanto. So this afternoon I learned. Quindi oggi pomeriggio ho imparato. That here in southern Italy, patriarchy is the theory. Che qui nel sud Italia il patriarcato è una teoria. But matriarchy is the practice. Ma che il matriarcato si dice matriarcato. Matriarcato è in verità la pratica poi di tutti i giorni. In principle, matriarchy is no better than patriarchy. In principio, concettualmente, il matriarcato non è che sia meglio del patriarcato. If it means that one sex is dominating the other just because of their body. Se poi significa che uno dei sessi sta dominando l'altro semplicemente in virtù del loro corpo, insomma. So tonight. Quindi stasera. I want to help us see that Paul offers for us a new perspective on marriage. Voglio aiutarci a vedere che Paolo ci offre una nuova prospettiva sul matrimonio. This means you're going to need to be patient with me. Questo significa che dovrete essere pazienti con me. Because I'm going to be saying a lot about contesto, contesto, contesto. Perché dirò tantissimo riguardo al contesto, contesto, contesto. And I'm going to be saying some things about the surprising meaning of some Greek words. E dirò anche tanto riguardo al significato sorprendente di alcune parole greche. And all along the way I'm going to be asking us to look in our hearts to see about our feelings and about our attitudes. E durante tutta la durata della serata chiederò ad ognuno di noi di fare un esame di coscienza, di guardare profondamente nei nostri cuori quelli che sono i sentimenti che ci stanno motivando e spingendo. So my first question is meant to be very provocative. Quindi la mia prima domanda ha lo scopo di essere molto provocatrice. Is there such a thing as a Christian marriage? Esiste una cosa del genere chiamata matrimonio cristiano? That is to say, are there fixed roles for the husband and the wife, regardless of the gifts of the husband and the wife? Questo per dire, ci sono dei ruoli ben definiti per marito e moglie, senza considerare quali sono i doni che hanno il marito e la moglie? By that I mean, many women have had the unfortunate experience
being treated like a queen before they were married. Con questo voglio dire, purtroppo alcune donne hanno avuto la bruttissima esperienza di essere trattate come delle regine prima del matrimonio. And as soon as they're married, they're treated like a slave. E poi nel momento in cui si sono sposate, sono state iniziate ad essere trattate come delle vere e proprie schiave. Which is why a lot of women say I don't want to be married. E questo è anche uno dei motivi per cui molte donne dicono non mi voglio sposare. I would like to be married. Mi piacerebbe sposarmi. I would like to have a family. Piacerebbe avere una famiglia. But I'm not going to have some man telling me what to do every moment of my life. Ma non voglio avere un uomo che mi dica in ogni momento della mia vita cosa fare. Now one writer, uno scrittore, Stephen Clark, suo nome è Stephen Clark, wrote a book with a very good title. He wrote a book with a very good title, and the title is Man and Woman in Christ. Ha scritto un libro con un ottimo titolo, il titolo è Uomini e Donne in Cristo. But I encourage you to be skeptical when people start talking about being in Christ. Ma voglio incoraggiarvi ad essere molto scettici quando la gente comincia a parlare del significato del essere in Cristo. Because often in my own experience it's a way they put that in the title of the book, but they still have their own ideas. Perché dalla mia esperienza posso dirvi che spesso accade che il concetto venga messo lì nel titolo del libro, ma poi all'interno del contenuto hanno ancora le idee sbagliate. So he says in marriage the man has to be the boss. Quindi lui dice nel matrimonio l'uomo deve essere il boss. Because that's just what it means to be a man. Perché questo è semplicemente il vero significato di cosa voglia dire essere uomo. So he talks about going on a picnic. E quindi fa un esempio di andare a fare un picnic. And the men and the boys go into the woods to get the wood to build the fire. E l'uomo e il marito e i figli vanno nel bosco a prendere la legna per accendere il fuoco. And the women and the girls stay back and they put the tablecloth and they do the paper. E le donne e le bambine rimangono lì a mettere a sistemare la tovaglia a terra, assicurarsi che tutto sia a posto. And he says it wasn't that they were taught this. This was how they were born to do this. E lui dice, non è che questa cosa è una cosa che gli è stata insegnata nel corso degli anni. So sono nati per essere e fare queste cose. So he says it's a very bad thing. E quindi dice, è davvero una cosa non buona. For a father ever to change the diapers of a baby. Dice, è molto, molto male quando un padre, ad esempio, cambia i pannolini ai figli. It will get him all confused about what it means to be a man. Perché li confonde su quello che è il vero significato di essere uomo. Which makes it clear that he is still thinking in the old perspective. Ed è molto chiaro che sta ancora pensando in quella che era la vecchia prospettiva. There's nothing that he says in this whole book that is really in Christ, except he uses the words. Non c'è nulla davvero nel contenuto del suo libro che dimostri che sia davvero in Cristo, a parte che ogni tanto usa queste parole. Another person who taught thousands of people in the United States, and you can still find him on the website. Un'altra persona che ha insegnato letteralmente a migliaia di persone negli Stati Uniti, e lo potete ancora trovare su internet. His name is Bill Gothard. Il suo nome è Bill Gothard. Bill Gothard, okay, and he was able to fill football stadiums with 10,000s of people in the 70s and 80s in the United States. Negli anni 70 e 80, ogni volta che parlava negli stadi, migliaia di persone, decine di migliaia di persone andavano ad ascoltarlo. Because he promised that he would help people to find God's will for a happy family life. Perché lui prometteva che avrebbe aiutato la gente a trovare la volontà di Dio, a ritrovare la volontà di Dio per poter avere una felice vita familiare. And the first thing, and here's how he does it. At the top is God. E questo è il modo in cui lui lo ha fatto. Ha messo qui in alto Dio. Under God is the state, the government. Sotto Dio ha messo lo Stato, il governo. Under the government is the husband. Sotto il governo ha messo il marito. Under the husband is the wife. Sotto il marito la moglie. Under the wife is the children. Sotto la moglie i bambini. Under the children is the dog. Sotto i bambini il cane. Under the dog is the cat. Sotto il cane il gatto. And under the cat is the mouse. Sotto il gatto il topolino. Now he said that many people were very unhappy because this holy order was not being respected.
Say that one more time. He said that the reason many people were having difficulties in their family was because they were not respecting this order. E lui affermava che il motivo per cui la gente continuava ad avere tanti problemi è perché non rispettavano quest'ordine. So according to Gothard, then you had to do whatever the state said. E quindi secondo Gothard ognuno doveva fare quello che lo Stato diceva. That would have been news to Paul of Tarsus. E questa sarebbe stata una notizia completamente nuova per Paolo da Tarso. And of course the woman had to do whatever the husband said. E la donna, la moglie, la donna doveva fare tutto quello che il marito le diceva. And the reason that the woman had to obey the husband all the time. E il motivo per cui la moglie doveva ubbidire al marito tutto il tempo. So she could give a good example for the children. Era perché lei potesse fornire ai bambini un buon esempio. So, quindi the way in which he thought about the male human being, il modo in cui lui insegnò riguardo all'umanità maschile, was between machismo, era tra l'essere maci, ma il macismo, or at the other end smidollato, o dall'altra parte opposta l'essere smidollati. So pretend with me now that between here and here is 100 points. Ora fate finta con me che tra un punto e l'altro dello spettro ci siano 100 punti. Okay, and for the woman, as if he were saying that the woman either was going to be prepotente. E mentre invece per la donna lui diceva c'erano due possibilità diametralmente opposte. La donna sarebbe stata o prepotente, or a piazza da piedi. O sarebbe stata una vera e propria pezza da piedi. Now, here was his advice about how to have a happy marriage. Questo era quello che lui diceva, consigliava riguardo all'avere un matrimonio felice. On the 100 points, the man was going to have 97. Sulla scala di 100 punti, l'uomo si sarebbe posizionato intorno ai 97. And the woman could have 3. E la moglie ne avrebbe avuti 3. Because she had to give a good example to the children. Perché doveva dare un buon esempio ai bambini. Now, not everybody is in the United States is quite that crazy. Ora, non tutti negli Stati Uniti sono così pazzi. But there are various CS writers who still, here's how they put it. What they want on this, they want the man to have 51. Però ci sono ancora alcuni autori abbastanza considerati e loro lo mettono in questo modo. Al maschio rimane comunque il 51%. And the woman then has 49. E alla donna viene lasciato il 49. Because after any discussion, of course, it's always the man who has to make the decision. Perché dopo ogni discussione è comunque l'uomo quello che deve prendere la decisione finale. It reminds me of the story about the man who said he made the big decisions. Mi fa venire in mente la storia di quell'uomo che diceva che era lui quello che prendeva le decisioni più importanti. And he was asked, well, then, what does your wife do? E gli fu chiesto una volta, e tua moglie cosa fa? Well, she decides where we live. E lui disse, beh, lei decide dove viviamo. She decides the food we eat. Lei decide il cibo che mangiamo. She decides the car we buy. Lei decide la macchina che compriamo. She even chooses my ties. Lei addirittura sceglie anche le mie cravatte. Well, what do you do? E gli fu chiesto, e tu allora cosa fai? Well, I decide whether China should come into the United Nations. Io decido se la Cina deve entrare a far parte delle Nazioni Unite. Total fantasy. Una fantasia completamente totale. He was really living in a matriarchy with a patriarchy fantasy. Viveva in un sistema matriarcale guidato da una fantasia patriarcale. So, the more reasonable writers want to say, gli scrittori più ragionevoli e più equilibrati. And the book I'm thinking about right now is by a woman who teaches in a university. E il libro che mi sta venendo in mente in questo momento è un libro scritto da una donna che insegna in una delle maggiori università. She says the man should have 51, the woman should have 49. Lei dice l'uomo dovrebbe avere 51 e la donna 49. So that at the end of the day, the man always knows. Così che alla fine della giornata l'uomo sa sempre. But just like in the story I told, many times if the man says he's the one making the decision, però proprio come nella storia che ho raccontato, se l'uomo dice che lui è quello che prende le decisioni, it's really very silly because the woman has given him all the information. È davvero comunque comica la cosa perché comunque è sempre la donna che dà a noi uomini tutte le informazioni. So, what can we do to really make this in Christ?
Quindi cosa possiamo fare allora per far diventare questa prospettiva una prospettiva in Cristo? In Christ you come off of this into a new dimension. In Cristo veniamo fuori da questa realtà in una nuova dimensione. It's no more a matter of who has more points. Non si tratta più di un sistema in cui bisogna contare chi abbia più punti. In Christ it's a matter of who has the best information. In Cristo è una questione che ha a che fare con chi ha le migliori informazioni. Who has the best insight? Chi ha le migliori insight, intuizioni. Grazie. That's to say, even though these people are Christian writers, e anche se queste persone sono scrittori, autori cristiani, they do not write about marriage in Christ. Non scrivono del matrimonio riguardo al matrimonio in Cristo. And what we can learn from Paul, e quello che possiamo imparare da Paolo, when we see that his favorite term for Christians, for Christ followers, is brother and sister. Quando vediamo che per Paolo il termine preferito che usa per i cristiani, per i cristiani è fratelli e sorelle. Now we see a brother and a sister who decide to make a family. Ora ci troviamo davanti a un fratello e una sorella che decidono di creare una famiglia. Before they ever made that decision, prima ancora che prendessero questa decisione, the sister already had her own gifts. La sorella aveva già i suoi doni. Her own, perhaps her own ministry. Addirittura forse anche i suoi propri ministeri, her own friends, i suoi amici, her own influence on people, e l'influenza, l'impatto che poteva avere sulle persone. And the same is true for the brother. E la stessa cosa è vera per il fratello. So what changes when they decide to make a family? Quindi cosa cambia quando decidono di creare una famiglia? Do the women's gifts go away? I doni della donna forse vanno via? Do the man's gifts go away? I doni dell'uomo vanno via? No, together they have their gifts together and they're stronger because they are together. No, continuano ad avere i loro doni, solo che si diventano più forti perché la differenza è che ora sono insieme. Let me see how I want to do this next. Yeah, let's do the next one. To continue something I was teaching last night. Per continuare qualcosa su cui ho cominciato a insegnare ieri sera. When we sing that Jesus is Lord. Quando diciamo che Gesù è Signore. This has very powerful political, social and personal consequences. Questa affermazione ha delle conseguenze importanti dal punto di vista politico, sociale e via dicendo. Because it means we say nobody else can be Lord in my life. Perché significa che noi diciamo che nessun altro può essere Signore nella nostra vita. And a lot of people, there are a lot of pressures that try to come in and run our lives. Perché riceviamo continue pressioni dal di fuori che cercano di guidare e dirigere la nostra vita. And to call Jesus the Lord means that nobody else, I'm not going to recognize anybody else as being the Lord of my life. E quindi nel momento in cui riconosciamo Gesù come Signore significa che non riconosceremo nessun altro come il Signore della nostra vita. So in the ancient world, who was in this box? Quindi nel mondo antico chi si trovava in questa cerchia, la prima dove c'è scritto Signore? In the top was the emperor. In alto c'era l'imperatore. Then it was the local governor. Poi c'era il governatore locale. Then it was the father. Poi c'era il padre. And then it was the husband. Poi il marito. And if they lived long enough and the husband had died, then it could be the sons of the woman. E se la donna viveva abbastanza a lungo che suo marito moriva, c'erano allora i figli. What we can learn from Paul, i figli maschi. What we can learn from Paul, quello che impariamo da Paolo, is that Jesus takes up all this space. È che Gesù riempie tutto questo spazio. There's no room anymore for the emperor. Non c'è più spazio per l'imperatore. Or for the father. Per il padre. Or for the husband. Per il marito. Or for the sons. O per i figli. This means that the woman then has become an independent moral agent. Significa che la donna è diventata un agente morale indipendente. She has her direct relationship to God. Ha un rapporto diretto con Dio. So, we could think then that Jesus would be acting like a lord should. E quindi ci aspetteremmo che Gesù agisca come un signore dovrebbe. And sometimes the way in which I hear people teach about the resurrection, it's as if
As the resurrected Lord, he now becomes like an imperator. E quindi purtroppo alcune volte però la gente insegna in modo tale come se fosse che Gesù, una volta risuscitato, in realtà inizia ad agire e ad operare come un vero e proprio imperatore. And as a historian who studied all the religions of the world that are big anyway. Da storico ho studiato tutte le religioni del mondo, almeno quelle più grosse. What is astonishing? Quello che è davvero sorprendente. Is the resurrected Jesus is just the same as he was before. È che il Cristo risorto è esattamente al Cristo che era prima della morte. That is, he still continues to be a servant. E cioè che lui continua ad essere ancora servo. Now, when I was a teenager, ora quando ero un adolescente, and was first hearing about Jesus, e ho cominciato ad ascoltare per la prima volta riguardo Gesù, my fantasy was, la mia fantasia, la mia immaginazione era che, that the resurrected Jesus would come back, che Gesù risorto sarebbe ritornato, and he would go to Pilate, sarebbe andato da Pilato, and he would say, the last time I was here, we were talking about the truth. L'ultima volta che ero qui, e Gesù gli avrebbe detto, no? L'ultima volta che ero qui stavamo parlando della verità. And then what Jesus would do, e poi quello che Gesù avrebbe fatto... <he'd be> gone, non penso ci sia bisogno di tradurlo, lo avrebbe polverizzato. You know, and this is a teenage boy trying to figure out. Questo è l'adolescente che sta cercando di comprendere le cose. What it means to be a man. Quello che significa essere uomo. You know, and how humble should you be. Quanto umile bisognerebbe essere. If you're humble, do they think you're weak? O quando sei umile magari penseranno che sei debole. And there's a lot of teenage boys that overcompensate, so you know they're really strong. E ci sono tanti adolescenti che cercano di compensare, cercando di sembrare dei super forti. And I wanted my Jesus to be what we call a YMCA Jesus. How can we put that? I wanted my Jesus to be strong man, big muscles. Una superstar. Great suntan. Volevo il mio Gesù che fosse per me un uomo super muscoloso, abbronzato. And as he walked down the street, people just fell down. E quando si trovava a camminare in mezzo alla strada, la gente che gli era intorno semplicemente crollava a terra. So I'm exaggerating to make the point. Sto esagerando per enfatizzare un punto. To call Jesus Lord. Chiamare Gesù Signore. Is to talk about a certain way of being a human being as God's way. Significa parlare di un modo specifico di essere esseri umani, che è il modo che Dio vuole. So Jesus could say, follow me. In modo tale che Gesù possa dirci, segui me. Be like me. Ossia, diventa come me. That's what it means to be a real man. Questo è quello che significa essere un vero uomo. So if, go ahead and don't take my word for it, read the resurrection accounts for yourself. Ora non prendete la mia parola alla lettera, voglio che lo facciate. Leggete per conto vostro da soli la storia della risurrezione di Cristo. First they weren't even sure it was him. All'inizio non erano nemmeno certi che fosse lui. And instead of doing even his biggest miracles, no miracles as the resurrected Jesus. Eppure anche i suoi miracoli più grandi non ce n'era stato nessuno che era pari alla risurrezione, a vedere il Cristo risorto. He teaches the meaning of the scriptures. Lui gli insegna il significato delle scritture. He fixes breakfast for his disciples. Prepara la colazione per i suoi discepoli. The point I'm trying to make, the Jesus, the resurrected Jesus, is the same Jesus as he was before in terms of his character. Il punto che sto cercando di sottolineare è che il Cristo risorto era lo stesso Cristo prima della morte per quanto riguarda il suo carattere. And the earliest confessions about Jesus' resurrection. E la confessione più primitiva, la prima confessione riguardo alla risurrezione di Cristo. Are not claiming that Jesus raised himself. Non afferma che Gesù risuscitò se stesso. As if the resurrection was his greatest miracle. Come se la risurrezione fosse il suo miracolo più grande. Some of you may remember Jesus Christ Superstar. Forse alcuni di voi ricorderanno il celebre film Jesus Christ Superstar. So read the scriptures for yourself. Leggete le scritture per conto vostro. And you will find out for yourself that the earliest confessions are God raised him from the dead. E vi accorgerete che la confessione più bella, la prima, fu Dio l'ho risuscitato dai morti. So what should we think of that? E quindi cosa dovremmo pensare al riguardo? Namely, God identifies him as being the real human being.
Dio identifica him being Jesus? Yes, Jesus. Dio identifica Gesù come un vero essere umano. That is to say, the Jesus as he taught, as he treated people. Ossia quel Gesù che insegnava, che aveva interagiva con la gente. In his willingness to give his life. E nella sua volontà, nel suo desiderio di dare la sua vita. Rather than to take somebody's life. Anziché prendere la vita di qualcun altro. According to the Gospel of Matthew, he said, "Look, I could call 12 legions of angels to help me out." And and we would say in English, your ass would be grass. Beh, basta andare nel Vangelo di Matteo per vedere, no? Quando lui dice potrei chiamare schiere di angeli, e chissà cosa accadrebbe qui in questo momento, parafrasato. But he wasn't afraid of them. Ma non aveva paura di loro. If Jesus had been what we call in English a pacifist, se Gesù fosse stato, come diciamo in inglese, un pacifista, he would have been back in Nazareth. Sucking his thumb and praying for God to do something. Lo avremmo trovato di nuovo al suo paese, a Nazareth, a succhiarsi il dito e pregare il Signore che portasse doing what? Sucking his thumb and praying to God. Chiedendo al Signore di fare qualcosa. Please do something. Chiedendo a Dio, per favore Dio, fai qualcosa. And I know personally about pacifists. Io conosco in prima persona. Because only 20 miles from my house, the Amish. Live. Perché solo a una trentina di chilometri da casa mia c'è una comunità Amish. And I've been on their farms. Sono stato diverse volte sulla loro fattoria. To help them shoot the rats. Per aiutarli a sparare i topi. Because they wouldn't do it themselves. Perché loro non lo avrebbero mai fatto. But they gave me some of the best cheese I've ever eaten. Però mi hanno dato uno dei migliori formaggi che abbia mai mangiato. So maybe there is a good word in Italian that can say this better than we can in English, namely, Jesus is in your face, non-violent. C'è forse in italiano un modo migliore di dirlo. Il termine che usiamo in inglese è che Gesù ti sta letteralmente sulla faccia in modo non violento. So he stands before Pilate. Quindi Gesù è lì davanti a Pilato. And he looks him in the eyes. Lo guarda negli occhi. He said, "I don't want your job." E gli dice, io non voglio il tuo lavoro. He doesn't want to be a lord in the worldly sense. Non vuole essere signore nel senso mondano o del mondo. But he's not shaking. E però non trema. He's not afraid. Non ha paura. He looks him right in the eyes. Lo guarda dritto negli occhi. And basically says, "You gotta do what you gotta do." E gli dice, devi fare quello che devi fare. That's the challenge for us. Questa è la sfida anche per noi. Karl Barth, one of the great theologians, there are some great theologians in Germany. Karl Barth, uno dei migliori teologi tedeschi, said something very beautiful about Jesus. Disse qualcosa di davvero bello riguardo a Gesù. He said, "Jesus is for us the window to God." Gesù è per noi la finestra verso Dio. And the mirror to us. E lo specchio verso di noi. If we want to know what a real human being looks like, se vogliamo davvero sapere come l'aspetto di un vero essere umano, if we want to know about the behavior that the God of the universe encourages and supports, se vogliamo conoscere davvero il comportamento che il Dio dell'universo sostiene e incoraggia, we can look at Jesus, possiamo guardare Gesù. And if we believe that Jesus has been raised by God, e se crediamo che Gesù è stato risorto da Dio, we can look forward to God taking care of us too. Allora potremo guardare con anticipazione al momento in cui Dio si prenderà cura di noi. Now, let me tell you a couple other stories. One is, voglio raccontarvi un altro paio di storie. I was giving lectures at the University of Kansas. Stavo insegnando all'Università del Kansas. In Lawrence, Kansas. And I was talking about Ephesians. Stavo insegnando su Efesini. And this married couple asked me if I would come back home to have lemon cake. E c'era una coppia di studenti sposata che mi chiese se sarei voluto andare a casa loro a mangiare un pezzo di torta al limone. So it's already 11 o'clock, which is for me late. Sono già le 11, per me è tardi. It's not so late in Italy, that's clear. Non è tardi qui in Italia, ho scoperto. So I thought we were going to have a nice little time together, right? Pensavo che avremmo trascorso del tempo davvero piacevole insieme. And suddenly they became very serious. E tutto un tratto diventò un momento serio. And so they said, "What do you think about Bill Gothard?" E mi chiesero, cosa pensi riguardo a Bill Gothard? I said, "Where did it go? What do you think about the way M. Bill Gothard talks about the God, the government, and on down?"
Come, cosa ne pensi riguardo, no, al sistema che ho spiegato prima, l'imperatore e via dicendo? I said it's 11 o'clock at night. Dissi, sono le 11 di sera. I said, why do you even ask me? E chiesi, perché mai me lo state chiedendo? And they said, well, we've had some trouble in our marriage. E allora mi disse, abbiamo avuto dei problemi all'interno del nostro matrimonio. And Bill Gothard has promised us that God will bless our marriage if we have a biblical marriage. E Bill Gothard ci ha promesso che noi avremmo avuto un buon matrimonio se, se abbiamo un matrimonio biblico. And that means that the man makes all the decisions. E questo significa che l'uomo prende tutte le decisioni. Now they said, no, this doesn't really fit us so well. My husband is a university professor. Ma questo non fa proprio bene, non fa proprio al nostro caso, perché mio marito è uno studente universitario. I have my own business. I'm a real. Oh, he was a university professor. That's right. Oh, professor. Yeah. Quindi mio marito è un professore universitario. And she said, I have my own business. Io ho la mia attività. And at my business, I'm used to making decisions. E nel mio lavoro sono io quella che prende le decisioni. But Bill Gothard has promised that we can have a good marriage if I will leave all the decisions to him. Ma Bill Gothard ci ha detto che ci ha promesso che avremmo avuto un buon matrimonio se io faccio prendere tutte le decisioni a mio marito. So now it's 11:30. Sono le 11:30. And I said, look, if this is working for you, I'm not going to touch it. E quindi gli ho detto, sentite, se questo sistema per voi sta funzionando, io non ci metto mano. But I can tell you this, if you want my own opinion. Però ti dico questo, se volete la mia opinione. The beautiful thing that Paul tells us in Ephesians, la cosa più bella che Paolo ci dice in Efesini, is that the best marriage is when the people are working together. È che i migliori matrimoni sono quelli in cui la coppia lavora insieme, si dà da fare insieme. He has a very radical thing to say, namely what in the text is mutual submission. E lui ha qualcosa di radicale da dire, quello che nel testo viene evidenziato come mutua sottomissione. Submission to each other. Sottomissione l'uno verso l'altro. In humility. In umiltà. Now I'm back, a year later I'm back in Tübingen. Un anno dopo sono all'università di Tubinga. I get this fat letter. E mi arriva questa lettera molto spessa. It says from up in the corner from Lawrence, Kansas. E mi dice che veniva da Lauren nel Kansas. And so they write, Dr. Barchi, we have to tell you. That other way did not work. E quindi mi avevano scritto dicendomi, dottor Barchi, l'altro modo non funzionava. We are now as brother and sister, as you taught, you're now as brother and sister in submission to each other. Come tu ci avevi insegnato, adesso siamo un fratello e una sorella in sottomissione l'uno verso l'altro. We talk everything through, we make the decisions together. Parliamo di tutto, prendiamo le decisioni insieme. And we have never been so happy. E non siamo mai stati così felici. And she said, one more thing we do. E lei scrisse, un'altra cosa ancora facciamo. Sometimes we can't agree. Ci sono momenti, alcune volte, in cui non siamo d'accordo. So what do we do then? Cosa facciamo allora? Because you challenged us really to take the brothers and the sisters seriously outside of our marriage. Perché tu ci hai dato un guanto di sfida di prendere sul serio il fratello e la sorella. We have trusted relationships with others. E abbiamo rapporti di fiducia anche con altri. And we go to them. Andiamo da loro, we tell them about the issue, gli raccontiamo dei nostri problemi a questi we fratelli pray for a queste them, sorelle, preghiamo, they pray for us, noi preghiamo per loro, loro pregano per and noi. Every time it becomes clear. Ed ogni volta, tutto d'un tratto, tutto diventa ben good, chiaro. We get good advice. Ci vengono dati dei buoni consigli. Now, mutual submission is not easy to understand. La sottomissione reciproca non è facile da comprendere. And in his book, Stephen Clark says, e nel suo libro Stephen Clark dice, he is at least honest enough to say he doesn't understand. E lui almeno abbastanza onesto da dire che nemmeno lui stesso la comprende. He said, I just don't get it. Dice, non ci arrivo proprio. He cannot think outside of geometry. Non riesce a pensare al di fuori della geometria. Where can we get? Just a draw or something here. Well, how can we go? Okay. He says, look, if submission is going to have any meaning, someone has to submit to somebody else. Affinché la sottomissione abbia un significato, ci deve essere qualcuno che si sottomette a qualcun altro. Somebody has to be the one who submits.
Ci deve essere qualcuno che è quello che si sottomette. And someone else has to be the boss. E ci deve essere qualcun altro che deve essere il capo, il boss. The advantage to what Stephen Clark writes is that at least he admits that he doesn't understand it. La cosa buona di quello che Stephen Clark scrive è che, se non altro, ammette che non riesce a comprenderlo. Even though it clearly is the advice of Paul in Ephesians, it should happen, and it can happen. No. Anche se l'insegnamento che Paolo dà in Efesini è che invece dovrebbe accadere questo concetto della reciproca sottomissione. Those of you who were here the first night remembered me talking about how important our own personal histories are. Quelli di voi che erano qui la prima sera sicuramente ricorderete quando ho parlato di quanto siano importanti le nostre storie personali. Our personal histories will influence the kind of questions that interest us and what we will see when we read the Bible. Perché il nostro vissuto è ciò che ci fa avere interesse verso le cose che ci accadono e ci fa porre anche domande al riguardo. I don't want to say anything bad about those men. Non voglio dire nulla di male riguardo a quegli uomini. But I do notice two things. Però noto due cose. Stephen Clark has never been married. Stephen Clark non è mai stato sposato. And the same for Bill Gothard. E la stessa cosa è vera di Bill Gothard. Bill Gothard was still living at home with his mother and father when he was 51 years old. E lui stava ancora vivendo a casa con il padre e la madre all'età di 51 anni. And he was giving everybody else advice about how to have a good marriage. E stava dando a tutti gli altri consigli su come avere un buon matrimonio. At one point I wrote to Bill Gothard's organization. A un certo punto ho scritto all'organizzazione di Bill Gothard. And offered to debate him in public. E ho proposto di avere un dibattito pubblico con lui. He didn't answer. E non mi ha mai risposto. Oh. What else do I want to say about that? It was then that I found out that he had no experience himself. Ed è in quella circostanza che ho scoperto che non aveva esperienza in questo campo. And I began to pray for him. Ho iniziato a pregare per lui. I prayed that there would be a sister. E ho pregato che ci fosse a un certo punto una sorella. With her own ministry. Con with her. Her own ministry, sure. With con, her own con ministry. I suoi ministeri, questa sorella. Her own power. Con il suo potere. And I know this is a stretch, but that she would fall in love with him. E lo so che questa è una cosa davvero difficile da comprendere, ma ho pregato che lei potesse innamorarsi di lui. After one month, dopo un mese, he would not be able to hold these seminars anymore. Dopo un mese sono sicuro che lui avrebbe iniziato questo rapporto con questa donna, non sarebbe più stato in grado di insegnare e portare avanti questi seminari. Ok. Now, I'm quite aware that our minds and our attitudes with respect to these things are very deeply felt. Ora sono molto consapevole che il nostro atteggiamento, i nostri pensieri riguardo a questi argomenti sono fortemente sentiti. And it can take a process to change our minds. E che a volte ci possa volere un processo per cambiare la nostra prospettiva, il nostro modo di pensare. So I have to tell you a story about a chiesa domestica that I was in when I went back to the United States in 1979. Quindi vi devo raccontare la storia di una chiesa domestica di cui facevo parte quando sono rientrato negli Stati Uniti nel 1979. One of the leaders in this house church loved the letter to the Ephesians. Uno delle guide di questa chiesa domestica amava la lettera agli Efesini. And he had a little course that he taught in different congregations. Ed aveva un corso che insegnava nelle diverse chiese. That was called The Nature and the Purpose of the Church. Il titolo era La natura e lo scopo della Chiesa. So in our house church meetings, he sometimes would say where he had been and what he had taught. Nei nostri incontri, nella nostra chiesa domestica, lui spesso condivideva dove era stato e cosa aveva insegnato. So one time when we're in our sharing time, he says, I have to tell you I have a new insight. Una volta, durante un momento di condivisione, disse, vi devo dire, ho avuto una nuova intuizione. From Ephesians 5. Da Efesini 5. I have been treating the sisters in this church better than I have been treating my own wife. Ho trattato alcune delle sorelle in questa chiesa molto meglio che abbia mai fatto con mia moglie. I've been giving the women in this church more respect. Ho dato più rispetto alle donne in questa chiesa. And I've been
more concerned about their happiness than I have been about Reagan, that's her name, my wife's. E sono stato molto più preoccupato riguardo alla felicità di queste sorelle che non quella di mia moglie Reagan. Everybody claps, at least he's seen something, all right? Tutti applaudono perché ovviamente si vede, no, un cambiamento. Now, this is a true story. Questa è una storia vera. About 6 months later, sei mesi dopo, we're sitting in the sharing time. Stavamo di nuovo seduti insieme in un momento di condivisione. And he said, "Ah, I've had a new insight from Ephesians 5." Ho avuto una nuova intuizione riguardo a Efesini 5. Everybody smiles. Okay. E tutti si sono messi a sorridere, dice, "Ok, adesso cosa ci dirà?" He said, "You know, I told you last year that I did not regard my wife as much as I did even my own sisters." Vi ho detto l'anno scorso come non è che considerassi mia moglie al pari livello di magari altre sorelle. I've had this new insight, namely that I have to pray for her. Ho avuto questa nuova intuizione, principalmente che io ho bisogno di pregare per lei. I have to find a way to help her. Devo trovare il modo per aiutarla. Well, about 6 months later, 6 mesi dopo, più o meno, in the sharing time, di nuovo un momento di condivisione, he said, "I've just had a new insight from Ephesians 5." Ho avuto una nuova intuizione da Efesini 5. And everybody is laughing by now. E ognuno ovviamente sta ridendo. He said, "I told you last year that I see now that my wife is my sister in Christ." Ho detto l'anno scorso che ora vedo che mia moglie è mia sorella in Cristo. And I told you just a few months ago that now I see that I have to pray for her. E vi ho detto circa 6 mesi fa che ho visto il bisogno che ho di pregare per lei. In her own ministry. E per i suoi ministeri. Now I see I have to be willing to wash the dishes. Ed ora ho scoperto, riesco a vedere che devo avere la disponibilità di lavare i piatti. When she is invited to go other places to minister, quando lei è invitata ad andare a servire nel ministero in altri posti, my God, I have to take care of the children. Mi devo prendere cura dei bambini. And my point is, it was a matter of increased willingness. Questo che sto cercando di enfatizzare è che era una questione di avere è un processo, no? Una crescente misura di consapevolezza e di sottomettersi l'uno all'altro. E così probabilmente è per ognuno di noi. That's why it's so important to go back to the scripture. Ecco perché è così importante ritornare al testo della scrittura. As far as we have come, and then we may see new things. Fino al punto in cui siamo arrivati, e poi forse riusciremo a vedere delle nuove cose. Now, if you have your Bibles, you can turn to Ephesians. Se avete le vostre Bibbie con voi, apritele ad Efesini. And I just want to point out a couple of things. E voglio semplicemente sottolineare un paio di cose. And there won't be time tonight to handle all the questions that are surely come. Non ci sarà sicuramente stasera il tempo per affrontare tutte le domande che sorgeranno. But I will be glad to answer questions tomorrow. Ma ovviamente sarò contento di rispondere alle domande domani. And the suggestion is that you write the question out. E come abbiamo detto stamattina, il suggerimento è che per favore le domande mettetele per iscritto in modo che le posso raccogliere insieme. Potrebbe essere che così riesco a rispondere più di una domanda insieme. Okay. One of the problems has to do with the meaning of Greek words. Uno dei problemi riguardo al testo di Efesini 5 ha a che fare con quello che è il significato del greco originale. But even before we get to that, ma prima ancora di arrivare a quel punto, there are three important things, at least for me, three important things to notice. Ci sono almeno, secondo me, tre cose importanti da notare. The last time that you can get on Paul's train of thought without being hurt, that is to say, what, you know, that the train is moving slowly, huh? That you can get on at verse 18. Facciamo finta che il capitolo 5 di Efesini sia come un piccolo treno di Paolo, si sta muovendo lentamente. L'ultima opportunità che abbiamo di salire a bordo è al versetto 18. And he says something very daring in 5:18. E dice qualcosa di molto coraggioso al versetto 18. He says, "Do not be drunk with wine." Dice non ubriacatevi col vino. "But be filled with the Spirit." Ma siate ricolmi dello Spirito Santo. This comparison should alert us to the fact that he's talking about being filled with the Spirit as a changed state of consciousness. Questo paragone dovrebbe farci capire che lui sta parlando di un cambiamento di situazione, e cioè che siamo con la nostra coscienza aperti all'opera dello Spirito. And I think the reason that Stephen Clark cannot understand
what mutual submission would be, which is in verse 21. Io credo che uno dei motivi, ad esempio, per cui Stephen Clark non riesca a comprendere qual è il vero significato della sottomissione reciproca. And once again, I'm not interested in insulting him. E di nuovo, non sono qui per insultarlo. But he's not filled with the Spirit. Ma non è ricolmo forse con lo Spirito. He just doesn't get it. Non ci arriva. If he had been filled with the Spirit, this would make perfect sense. Se fosse stato ricolmo davvero dello Spirito, questo avrebbe senso per lui. Now, I don't know how it is in all Italian translations, but often in the English ones. Ora non so com'è con tutte le traduzioni della Bibbia in italiano, ma con quelle inglesi. The Greek grammar itself is not correctly translated or clearly translated. La struttura grammaticale greca non viene tradotta in modo corretto in inglese. Because between verse 18 and verse 20. Perché tra il versetto 18 e il versetto 20 di Efesini 5. There is only one straight verb telling you what to do. C'è solo un verbo che in modo diretto ci dice cosa fare. And that is to be filled with the Spirit. Il verbo è essere ricolmi dello Spirito. And it's only if you in that altered state of consciousness. Ed è solo quando in quello stato alterato di coscienza that you will be able out of your full heart to sing praises to God. E attraverso in quello stato che riusciremo ad elevare la vera adorazione al Signore. And all the next verbs that are often translated as if they were separate. E gli altri verbi vengono tradotti come se fosse qualcosa di separato. They are participles that depend on being filled with the Spirit. Ma sono tutte cose che hanno a che fare con l'essere ricolmi dello Spirito. As to say, unless you are filled with the Spirit, sono participi, sì. This will make no sense. If you're, and, quindi Paolo è come se stesse dicendo che a meno che non siate ricolmi dello Spirito, tutto il resto è come se non avesse senso. And what is so funny about Stephen Clark is that he is in a community. That is a Pentecostal community. Quello che è divertente riguardo Stephen Clark è che fa parte di una comunità che è pentecostale. But this is always the potential problem with the Pentecostal community. Ma questo è sempre purtroppo uno dei potenziali problemi con le comunità pentecostali. That the relationship to God is just a vertical one. E spesso tendono a pensare che il rapporto con Dio è semplicemente verticale. And gives you personal experiences. Ti dà esperienze personali. Perhaps speaking in tongues. Forse parlare in lingue. And this is why Paul says in chapter 12 through 14 of Corinthians, you can do all that kind of stuff. E questo è il motivo per cui, ad esempio, Paolo in 1 Corinzi da 12 a 14 dice tutte queste cose possono accadere. And Paul even says, I do all that stuff too. E Paolo dice lo faccio anch'io. It's almost like he's saying, whatever you guys do, I can do it better. È come se Paolo dicesse, no, qualsiasi cosa facciate, io la posso fare meglio. In order so he can say, that is not the point. Per poter dire, questo non è il punto principale. The most important thing is the love of God and how we share that. La cosa più importante è l'amore di Dio e il modo in cui lo condividiamo. So if the speaking in tongues or any of these gifts become then a source of pride or a source of boasting. Quindi se il parlare in lingue o qualsiasi altro di questi doni diventa motivo d'orgoglio o motivo di elevarsi, di vantarsi. You have to ask the question, what spirit is it? C'è allora da chiedersi la domanda, ma allora di che tipo di spirito stiamo parlando? If it is the Spirit of God, then it creates the kind of horizontal relationships between brothers and sisters. Perché se è lo Spirito di Dio, allora crea questa dimensione orizzontale del rapporto tra i fratelli e le sorelle. That should be in the marriage. Dovrebbe allora essere anche nel matrimonio. Should be in the church. Dovrebbe esserlo nella chiesa. But we only have the strength and the insight to do that. Ma abbiamo la forza e l'intuizione di farlo. If we have allowed the Spirit, se permettiamo allo Spirito, to change the way we think and feel, di cambiare il modo attraverso il quale pensiamo, il modo in cui ci sentiamo, as much as happens when we drink too much wine, nello stesso modo in cui avviene purtroppo quando beviamo troppo vino. It's talking about two altered states of consciousness. Sta parlando di due diversi stati alterati della nostra coscienza. The second thing to observe about Ephesians 5. La seconda cosa da osservare riguardo ad Efesini 5. That only occurred to me after studying it for many years. E io ci sono arrivato solo dopo aver studiato per anni e anni. When the husband is compared to Jesus. Quando il marito viene paragonato a Gesù. The activity of Jesus is to give his life for his church. L'attività di Cristo e di Gesù è quella di dare la sua vita per la Chiesa. Now remember, we're talking about men who have been raised the way I said in the old way of thinking about it. Ora non dimentichiamo, stiamo parlando di uomini che sono cresciuti pensando e vivendo nella vecchia prospettiva, nel vecchio modo.
These were men who had been raised to think that they were going to become patriarchs in their own house. Erano cresciuti pensando che sarebbero diventati a loro volta i patriarchi nella loro casa. That they could make all the decisions everybody else would obey. E che avrebbero potuto prendere loro tutte le decisioni che tutti gli altri avrebbero dovuto ubbidire. The only point of comparison between Jesus and the husband. L'unico punto di paragone tra Gesù e il marito is Jesus's giving his life for the church. È che Gesù dà la sua vita per la Chiesa. So if you can imagine yourself as someone who was raised as a patriarch in the first century. Ora, se riuscite ad immaginare qualcuno di voi fosse stato tirato su nel sistema patriarcale del primo secolo. And you're in the church and they're reading this letter. Vi trovate nella chiesa e viene letta questa lettera di Paolo. As a man you're going the old man is going to say, "What?" I vecchi, no? E l'uomo, gli uomini più anziani, nel momento in cui hanno sentito queste parole, hanno detto: "Che cosa? I'm going to follow Jesus in giving my life for my wife?" Devo seguire Gesù dando la mia vita per mia moglie? That is to say, the Jesus who was presented in Ephesians 5 did not make any decisions for anybody. Questo è semplicemente per dire che il Cristo che viene presentato in Efesini 5 non ha preso nessuna decisione per nessun altro. So, however we read the rest of the passage, quindi, in qualsiasi modo noi leggiamo il resto del passo di scrittura di Efesini 5, we have to remember Jesus did not make decisions for anybody. Dobbiamo ricordarci che Gesù non ha preso nessuna decisione per noi, per nessuno. He certainly could have saved Peter and Judas a lot of anguish. Avrebbe potuto sicuramente evitare tanta sofferenza, cordoglio sia a Pietro che a Giuda se fosse stato lui a prendere decisioni al posto loro. Jesus called the people to follow him, Gesù chiamava la gente a seguirlo, but they had the freedom not to. Ma avevano anche la libertà di non farlo. The third thing I think that was a very important clue for me in understanding this passage is the very last sentence, verse 33. La terza cosa che credo sia stata fondamentale, almeno per quanto riguarda me, nel comprendere appieno questo passaggio, è l'ultimo versetto, il versetto 33. Something very strange is in that last verse. Something very strange. Oh, strange, c'è qualcosa di davvero molto strano in questo versetto. It says that the wife is supposed to respect her husband. Viene scritto che la moglie deve rispettare il marito. That may not sound so strange to ears in the 21st century. Forse non sembra tanto strano sentirlo nel 21° secolo. But women were raised to be afraid of their husbands. Ma le donne all'epoca venivano tirate su col concetto che dovevano aver paura dei loro mariti. Because if he got in a bad mood, perché se gli andava la luna di traverso, he could verbally abuse the woman. Poteva tranquillamente abusare verbalmente la moglie, le donne. Or if he really became angry, o se si arrabbiava davvero, he could slap her down, la poteva prendere a schiaffi. And there was nobody she could go to. E non c'era nessuno a cui la donna si potesse rivolgere. If she went back to her father, that would be shameful. Perché se la moglie sarebbe ritornata dal padre sarebbe stato vergognoso. She might complain to one of the other women that she knew. Magari si sarebbe potuta lamentare con una delle altre donne che lei conosceva. But because the women were financially dependent on the men, ma siccome le donne erano dal punto di vista economico dipendenti dall'uomo, she was stuck. Era bloccata lì, non poteva andare da nessuna parte. So why then would the writer say that she should respect her husband? I mean, that was the least she could do. Perché right? Mai allora viene scritto in quel versetto che la moglie deve rispettare il marito? Allora, here, quantomeno questa è la cosa minima che deve here's fare. My suggestion. Questo è quello che voglio suggerirvi. If the husband was in the process, se il marito si trovava nel processo di to becoming more like Jesus, nel processo di diventare sempre più simile a Cristo, the way in which women were generally raised, il modo in cui generalmente le donne venivano tirate su, I want my husband to be the one who's in charge. Voglio mio marito che sia quello che prende le decisioni, quello che comanda. So it was not unusual then for a woman to reach the age of 30 or 40. Non era inusuale allora per una donna arrivare all'età di 30, 40 and anni still be basically a child. Ed essere praticamente ancora una bambina. No experience of making decisions. Non avevano nessuna esperienza nel prendere decisioni per la vita. Constantly dependent on the man. Erano dipendenti costantemente sugli uomini. And that is not just in the first century. E questo non è solo vero nel primo secolo. In the United States, the average age of becoming a widow, negli Stati Uniti l'età media in cui si diventa vedove is about 50 years.
è di circa 50 anni. And I've talked to some of these women. Ho parlato ad alcune di queste donne. They've never been to the bank by themselves. Non sono mai state in banca da sole. They don't know where to take the car to be repaired. Non sanno dove andare a portare la macchina per essere riparata. They've had no experience in making serious decisions. Non hanno, molte di loro, nessuna esperienza nell'aver preso delle decisioni importanti. Now, if this had been a marriage in Christ, se questo fosse really, stato un matrimonio in Cristo, after the woman had gone through a period to be of mourning for her husband. Dopo che la donna avesse trascorso un periodo di lutto, now she would be spiritually richer than ever before. Adesso si troverebbe ad essere, dal punto di vista spirituale, più ricca che mai. She would know how to empathize in depth with other women who have this experience. Perché saprebbe come relazionarsi ad altre donne che hanno vissuto la sua stessa esperienza. And with the Spirit of God, she would be stronger than before. E con lo Spirito di Dio potrebbe addirittura essere più forte di prima. But it's not unusual in the United States for a woman to take 5 years. Ma non è una cosa inconsueta negli Stati Uniti che ad una donna ci sia bisogno di un periodo di 5 anni. To finally get her life together and to have confidence that she can do something. Prima che finalmente riesca a superare il momento, riesca a rimettere la sua vita insieme e riesca ad avere fiducia in se stessa per andare avanti. If that woman had been in Christ, se quella donna fosse stata in Cristo, with her brothers and sisters, con i suoi fratelli e le sue sorelle in Cristo, with her gifts then being, con i suoi doni che venivano riconosciuti, she would be stronger than before, rather than sarebbe stata più forte che prima. Okay, now we have 20 after 7, don't we? All right. Let's see what we can do with this. Vediamo cosa riusciamo a fare col tempo che ci rimane, che è breve. Let's turn to the charts. Andiamo ai fogli che vi sono stati dati nella cartellina all'inizio della settimana. C'è qualcuno che non li ha, magari si possono passare se riusciamo a vedere velocemente chi non li ha. Ce l'avete tutti? Davide forse non li ha. Sono lì sul tavolino. Ok. Walking through the one on marriage. Ok. Se avete quella intitolata La nuova prospettiva sull'idea di matrimonio in Paolo tra i seguaci di Gesù. Ok? E lo leggiamo insieme. Paolo prima di tutto considerava i suoi convertiti che erano sposati come fratelli e sorelle in Cristo, come partners spirituali, ognuno con i suoi o le sue specifici doni e ministeri. Si noti con attenzione che quando Paolo descrive i vari doni spirituali in 1 Corinzi da 12 a 14 e Romani 12, non li collega mai all'uno o all'altro sesso. Ovvero, Paolo considerava sia donne che uomini capaci in ugual modo di ricevere qualsiasi dei doni, una nuova prospettiva già implicita durante gli eventi del giorno di Pentecoste. Punto 2. Se anche il partner di matrimonio era diventato un seguace di Cristo, i doni che aveva ricevuto prima del matrimonio, quando era single, continuavano ad esserci anche durante la relazione matrimoniale. Ipoteticamente questo dovrebbe essere il caso delle 4 figlie non sposate di Filippo, che tutte quante avevano il dono della profezia, ci dice Atti 21:9, non essendosi mai sposate. Punto numero 3. Se la moglie fosse divenuta una seguace di Gesù, dopo che era stata sposata a un non credente, Paolo la considerava come la persona spiritualmente superiore in quella relazione, come ci mostra il testo di 1 Corinzi 7, da 13 a 16. Punto numero 2. Due esempi di matrimoni tra fratelli e sorelle in Cristo. Giunia, che Paolo chiama insigne apostolo con suo marito Andronico, è chiaro che erano un team missionario e che entrambi fossero insigni. Prisca o Priscilla, secondo la tradizione, la sposa di Aquila, che Paolo, contro la tradizione, menziona per prima quando si riferisce a questa insigne coppia di missionari. Romani 16:3 e poi 1 Corinzi 16, mentre in 2 Timoteo 4:19 Prisca è di nuovo menzionata per prima. Si veda anche Atti 18, dove Priscilla è sorprendentemente menzionata per prima 3 volte. Deve essere stata il leader. Terzo punto. Paolo ha introdotto una meravigliosa prospettiva nuova ed egalitaria sulla relazione sessuale nel matrimonio. In 1 Corinzi 7:3, da 3 a 5 ha scritto: «Il marito rende alla moglie ciò che le è dovuto. Lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma è il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi alla preghiera. E poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza». 1 Corinzi 7, da 13 a 16, ha scritto: «E la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non mandi via il marito.
Perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente, altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Però se il non credente si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Quarto punto, la nuova prospettiva sull'insegnamento a proposito del marito come capo, kefale, della moglie in 1 Corinzi 11 ed Efesini 5. Part of what is important to notice here is that many of the words that are translated marito, mogli, are in the Greek fratello and sorella. Quello che c'è davvero da sottolineare in tutto quello che abbiamo letto, soprattutto nei passi che abbiamo citato, che mentre molte delle traduzioni portano il termine marito o moglie, nel greco originale in realtà è fratello, sorella. But the translators want to make sure that we understand it's about marriage. I traduttori ovviamente vogliono accertarsi che noi comprendiamo che il contesto di cui si parla sia il matrimonio. But the price we pay for that, ma il prezzo che paghiamo per questo chiarimento, is not to understand that Paul is still calling them brothers and sisters. Che non riusciamo a comprendere che Paolo li sta ancora continuando a chiamare fratelli and e sorelle. And that's because of their new identity in Christ. In virtù della loro nuova identità in Cristo. It's important for them to be married. But their identity is not in the marriage, their identity each for each is in Christ. È importante che loro siano sposati, ma la loro identità non è nel matrimonio, ma nel fatto che sono in Cristo. Okay. We're out of time. Abbiamo finito il tempo. And I want to respect that. E voglio rispettarla questa cosa. So what I propose is that you should look at the agenda on Ephesians 5. E vi suggerisco di andare a controllare, a vedere Efesini 5, ma anche il foglio dato, il secondo, quello sulla la nuova prospettiva sul fatitico equivoco per una metafora critica della parola kefale. And that's where I will start tomorrow. E domani magari inizio un attimo da lì. But I say one thing before I leave tonight. Voglio dire una cosa prima di chiudere stasera. It's a very serious matter of the understanding of words. Il discorso di comprendere bene le parole è una questione molto importante. In Italian, couple. In English, head. In German, cough. In inglese, yeah, they get it, I think. Il termine capo, sta parlando del termine capo. In Spanish, cabeza. In all of those languages, if you use that word, it can be a synonym for someone who runs a business, someone who's in charge of something, somebody who's making decisions. In ogni lingua occidentale convenzionato, quando viene usato il termine capo, è un sinonimo per un termine di qualcuno che guida un'organizzazione, che ha una compagnia, qualcuno che è un capo, no? Che guida. So, when the word itself, kephale, is translated into those languages, it's done so literally, talking about a head. Quando la parola greca kephale viene tradotta in queste lingue, viene tradotta in modo tale che letteralmente significa testa, capo. But for the people who only read those languages, they think that the metaphorical meaning of the word is the same as it is in their own language. Ma per la gente che la legge pensa che il significato di quella parola in senso metaforico sia lo stesso significato che assume nella loro lingua. And the most recent research has shown, e le ricerche più moderne, più recenti, hanno dimostrato that indeed there were two different opinions about where decisions were made. Che c'erano due diverse opinioni riguardo a chi prendeva le decisioni, dove venivano prese le decisioni nel mondo antico. Venivano prese nella testa, noi pensiamo che fosse così, or they made in the heart. O venivano prese nel cuore. Aristotle taught that the brain was simply in the body to cool off the blood. Aristotele insegnava che il cervello semplicemente si trovasse nel corpo per raffreddare il sangue. Because he couldn't figure out what this lump of clay that's inside our head, how you could ever make any decisions there. Perché lui semplicemente non riusciva a comprendere come questa cosa che si trova nella nostra testa semplicemente ci aiutasse a prendere le decisioni. So most cars have a radiator. Molte macchine hanno il radiatore. And the brain was the radiator for the body. Secondo Aristotele, il cervello era il radiatore per il corpo. So where were decisions made? E quindi dove venivano prese le decisioni? In the cardia, in the heart. Nel cardia, nel cuore. Now later on there'll be two opinions about that.
Più tardi si sono sviluppate due diverse opinioni al riguardo. But decisive for our understanding of Paul of Tarsus. Ma è decisivo per la nostra comprensione di Paolo da Tarso. Is the scriptures that he studied and was taught as a boy growing up. Sono le scritture che lui studiò e imparò crescendo da ragazzo. In the Hebrew Bible, nella Bibbia ebraica, decisions are said to be made in the heart. Le decisioni venivano prese nel cuore, not up here. Non nella testa. So if Paul had wanted to say, quindi se Paolo avesse voluto dire that the man was supposed to be the decision maker for the wife, che il marito sarebbe dovuto essere colui che prendeva le decisioni anche per la moglie, he would have had to say that he is the heart of the wife. Lui avrebbe detto il marito è il cuore della moglie. So what did he mean when he talked about being the head? E quindi cosa voleva dire allora quando ha detto che il marito era il capo della moglie? Come back tomorrow morning and we'll find out. Ritornate domani mattina e lo scopriremo.